Buonasera! Sera! Che si dice? Ma dove te, guardo là o guardo qua? Me gusta mucho la par condicio, voglio un inciuccio con un muchacho o Francio Spagna, perché se magna e dopo il ballottaggio ballottiamo la Frenzy Dance. Buonasera! Sera. Oh, per favore, io sto proprio messo male. Fammi ridere questa dammi delle buone sei notizie. Sei triste di me. È così. Non è la faccia del clown. Novembre. Ma c'è ride però è sempre triste. La lacrima. Tu che c'è una notizia belle fresche o calde o esplosive pure tu. Hai scritto qualche libro. No, io leggo la notizia ma poi che ne so, un giorno non leggo niente, il giorno dopo c'è cambiato tutto. È data al contrario. Al contrario, vecchia. Pure questa è una citazione. Cioè io ormai ci autocitiamo. Ma dico, prima una volta c'era solo Berlusconi che diceva una cosa, poi si smentiva. Berlusconi faceva veramente ridere, cioè questo era il vero valore aggiunto. Esatto, gli altri per copiarlo non fanno ridere ma fanno piangere. Quasi quasi, no, è proprio il tempo sprecato, è inutile pure fare sta cosa. È inutile, cioè perché non ci guardate, è inutile questa cosa. Fate una cosa, chiudete tutto e andate a fare sport, andate a fare una ristorante, passeggiata, al ristorante, così così il PIL lo aumenta. Spendete qualche soldo. Basta la televisione, basta internet, basta i social, basta tutto. Non fai il tempo a leggere una cosa, a scrivere una cosa, scrivere, leggere, ad annunciare che già vecchia e già passata, hai capito? Ma che cazzo me ne frega mai? Per esempio, che ne so, abbiamo detto al Papa Francesco, mettiti sotto la protettiva di Renzi, che è l'unico che ti può dare una mano, e che ha fatto lui? È andato a Firenze. Però non l'ha voluto incontrare a Firenze. È ovvio. Pensava di averla sfangata così, e invece gli hanno pubblicato in un colpo solo due libri. Quindi che padri e parlano questi libri? Non lo so, fare riassunto. Però, vabbè, ma quelli li hanno scritti, quelli sono gli ebook istantanei, hanno scritto in 24 ore per cavalcare l'onda degli scandali in Vaticano, povero Papa Francesco. E poi sono sempre le solite storie, la Chiesa, come si dice, il convento è ricco, no, il convento è povero, ma il frate è ricco, questa la diceva già Formica, esatto. Ai tempi di Crax. Prima Repubblica, che senti che e ci quindi sono usciti questi due libri, poi è uscita notizia delle intercettazioni Corvi, la storia dell'abate Montecassino. L'abate Montecassino che fa? Che partecipava ai festini frocioni, come ha detto D'Agospia, la sapeva in tutte storie vecchie. D'Agospia sa tutto, cioè, ma l'avevano pizzicato con l'ecstasy non so quanti anni fa, è stato già segnalato. Ma chi? Il rabbata, l'abbatino. Allora, questa è un'altra cassa, dopo la cassa dei politici e la cassa dei giornalisti, i fancazzisti per eccellenza sono i cardinali. Ah, grandi! E i vescovi. E vabbè, fanno tutto un diventano lo scranno, le sparano, pum 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 pum, la gente ci crede, però poi fanno i festini, c'hanno gli attici da 250 metri quadri. Con la storia, 250 quello piccolo. Quello piccolo. La mansardina è da 250. Cioè non fai tempo a fare una cosa, tac, subito così, il Papa, no, il Papa parla, dice no, bisogna essere... Vabbè, ce l'hanno messo apposta, uno però non ce la fa. Sempre in tema religioso, ci abbiamo preso una retata, abbiamo preso tutti i terroristi. In Germania, Italia, Svezia, Norvegia. Abbiamo ripulito il mondo. Abbiamo chi? Io e te. Abbiamo la polizia, i forze dell'ordine, Interpol. Ma dove è ucciso? No, abbiamo ucciso John Gianni, quello che. The worst of the carnage, as I was mentioning at the top of the hour, happened at the Bataclan Theater, and it's right here behind me. You see police vans parked in front of me, in front of this actual. A me la cosa che mi fa tristezza è che l'hanno criticato per 20 anni che faceva la politica degli annunci. E adesso che ci abbiamo? La politica degli annunci! Ma l'ennesima potenza! Allora il PIL è in ripresa! Il PIL è in ripresa tutto bene, abbiamo fatto fantastica! L'occupazione!
visto Boeri e Renzi fanno finta di litigare il giorno, però poi di notte si accordano per quello che deve dire l'uno e l'altro. La storia delle pensioni, no? Boeri ha fatto la sua uscita, no? Tagliamole su per poter integrare. Renzi subito ha detto no, non è possibile, eh. Però poi quelle cose che ha detto Boeri, Renzi nel 2011 le aveva dette alla Leopolda, cioè riprendiamo i documenti della Leopolda, stanno scritti pari pari. Allora perché Boeri l'ha detto e poi lui ha fatto finta di scandalizzarsi? Qualcuno ci ha creduto a Renzi, perché Renzi le sa raccontare quasi meglio. Ma però l'aveva messo per dell'originale. Fatto sta che per colpa dei comunisti cinesi, della Russia, cioè del BRIC, nei paesi emergenti, Brasile, Russia, India e Cina, hanno rovinato pure la festa a Matteo, hai capito? E il PIL non cresce più. Più 0,9, ammesso che ci arriva. Se c'era Berlusconi al governo, reggevano che i comunisti volevano. Stavano ma qua c'è il centro-sinistra al governo. E qual è il motivo? La domanda è, sto PIL cresce o non cresce? In tema tra l'originale e la copia, questi giorni è tornata in auge la notizia del ponte sullo stretto. Si fa. Ma rassegnati. Cioè, ma come si fa? Ma come si la dico io? Qua abbiamo buttato 30 anni nel cesso a parlare di questa cosa e siamo ancora a parlare di questa. Come? No! Mi sembra di parlare la stessa cosa che ci sta in quelle piccole città dove si dice chiudiamo il centro storico! Apriamo il centro storico! Chiudiamo il centro storico! 20-30 anni a parlare sempre della stessa cosa! E questo il ponte di Messina, come si chiama? Il ponte dello stretto si farà secondo te? Ingegneri a lavorare, 10 studi preliminari, studi di fattibilità. A proposito di ingegneri di cui tu parli, ingegneri. Ma ho letto che esiste un fantomatico albo degli ingegneri per effettuare l'ordine, cioè degli ingegneri. No, l'ordine, allora nella regione Abruzzo sarebbe stato istituito un fantomatico albo degli ingegneri compiacenti. L'avesse per iscritto un corvo pure Luciano D'Alfonso, c'è il corvo. Oggi se non c'è un corvo non c'è nessuno. Luciano, stai a posto, c'è pure un corvo. Sta sempre avanti. Le stazioni appaltanti devono far collaudare le opere a un ingegnere pescato a caso. Pescato a caso. E questo corvo di D'Alfonso ha detto che già i lavori per quell'opera li collauda Tirchio. Sì, una serie di opere sono già appaltate e un'altra serie di opere sarebbero collegate all'imprenditore di Castelfidardo. All'imprenditore di Castelfidardo, che lui, questo il corvo ha scritto tutto questo. È molto informato, molto informato. E si è firmato un onesto funzionario che ha sempre servito e continuerà a servire con onore, lealtà, la regione Abruzzo. Almeno D'Alfonso, che fa il governatore in Abruzzo, lo sa. Invece ci stanno altri governatori che non sanno niente. Del tipo De Luca. De Luca già fa ridere quando parla sempre, è troppo simpatico. Allora, il caso di De Luca lo sappiamo, no? Nasce già da prima delle elezioni con la Rosi Bindi, come la chiama lui, Rosaria Villa, onorevole Rosaria Bindi, che l'ha definito impresentabile, no? De Luca viene eletto come da pronostico e da copione. Ha vinto le primarie, secondarie, terziarie, ha vinto tutto, ha vinto. Il popolo l'ha legittimato. Peccato che c'era questa benedetta legge Severino. Lui aveva già una condanna e chiaramente quindi si discuteva se lui potesse essere eletto o meno. Un PM del Tribunale di Napoli che ha fatto? Avrebbe fatto pressione affinché, non so se millantando o non millantando, la possibilità di comunque far nominare presidente De Luca, in cambio voleva la nomina del marito, tale Manna, o ex marito, no? Come manager per la sanità. La sanità. poi dice che ci stanno i buchi. Poi vediamo. Però andiamo avanti. De Luca è tiro, non so niente. Io la manna dal cielo. Sai qualcosa, De Luca? Io non sono a conoscenza di nulla, di nulla, di nulla. E a proposito di sanità e di salute, hai visto, sono usciti anche i report lì del Ministero della Salute che dice la sanità in 8 regioni su 16 non stava messa bene perché non rispetta gli standard. No, i LEA, livelli essenziali di assistenza. I livelli essenziali di assistenza non sono garantiti per i servizi. Nelle 8 che rispettano ci siamo o non ci siamo? L'Abruzzo sta fuori, purtroppo non c'è. Bene, ma io ti avevo chiesto delle buone notizie questa sera. Allora, la buona notizia secondo me è una. Ora, gli scontrini di Marino, no? Rispetto a tutto questo pateracchio, sto polverone, i milioni di euro a Badino, le feste procione, la sanità, il ponte sullo stretto, cioè ha parlato della merenda a colazione, pizza e fighi. L'unico che ci ha rimesso è Marino. Me coglioni. Questa è la buona notizia. Arrivederci. Che
buona notizia è? Per 150-200 euro. Ma questa notizia mi affligge ancora. Ma no, allora Marino è da ripescare assolutamente. Ah, in quel senso la buona notizia, certo, abbiamo un motivo per ripescare. Una persona che ha fatto, cioè, che ha mangiato così è infinitesimo a pranzo e a cena andrebbe premiato, andrebbe, certo, dato un buono pasto per integrare la colazione al povero Marino, cioè, diventa... Ma Marino non l'ha fatto, non ha fatto il sindaco Panino. Una città funziona se il sindaco riesce a far girare bene gli autobus, a mettere a posto il verde pubblico, a sistemare qualche strada e qualche buca. Non è questione di grandi dibattiti filosofici, o funziona o non funziona. Se una città non funziona, evidentemente bisogna prenderne atto. I candidati buoni per l'elezione alla FIFA, chi era? Il moralizzatore della FIFA, chi era? Platini! Che fine ha fatto? Non c'è, scomparso pure lui dalla lista dei papabili. Ma che le ha detto Rosi Bindi che era impresentabile? Non fa in tempo ad essere papabile, che come il Papa, già, subito, esatto, subito di secca assunzioni nella scuola. Ah, nei 150.000 degli assunti. Tutti renziani. E c'è pure la moglie, ci sta. Tutti renziani, ho parlato dei ragazzi, tutti contenti, chi va finalmente. Che c'entro i ragazzi? Il posto fisso, no, c'è anche gente di 60 okay. anni, 62, 58, ma c'è anche qualche ragazzo che è stato immesso in ruolo e quindi c'è un esercito. Non va bene manco questo, non mi hai ancora dato una buona notizia, non so proprio. Tu prima parlavi degli ingegneri, va bene? Sì. Fanno tanto lavoro, importanti, i ponti per esempio, i ponti di Alfonso, i ponti sullo stretto, hai voglia di lavorare. I ponti sul mare, i ponti sull'acqua, il ponte sul cielo. Però chi è che lavora ancora più? Degli ingegneri? Degli ingegneri? I geometri. Perché i geometri, poverini, sono talmente presi dalla burocrazia, che se tu vuoi mettere, non lo so, un chiodo nella facciata, vuoi aprire... Nella facciata, ma pure se lo devi mettere dentro casa un chiodo! Dentro casa hai bisogno di quello pratico, del praticone... È la burocrazia che ti guida! Mi sa che i geometri è una... no, veramente una lobby forte, direi. Di? Come no? Non strano che Renzi non ci abbia ancora pensato. Ah, ma quello sta dentro gli ordini, tutti gli ordini! Via. Se non sei un geometra oggi praticamente non sei nessuno, diciamo la verità. Dopodiché Renzi, oltre a sistemare, abbiamo detto, gli ingegneri, i precari, eccetera eccetera, ha sistemato Grandi, che sta a capo della commissione ONU per i rifugiati. Battiare, come ci darà nome, detto, questo è merito mio, ce l'ho messo io, questo è merito mio. E Juncker è stato contentissimo di dire che... Allora, questo l'abbiamo sistemato, Grande l'abbiamo sistemato. Tutti i milioni di profughi, rifugiati, richiedenti asilo che stanno in giro tra la Grecia, la Turchia, l'Italia, la Croazia e tutti i paesi dell'Europa. Ci pensa Grandi. Un consiglio, cioè tornatevene subito da dove siete venuti, perché se no... Allora, senti, non mi hai dato una buona notizia che fosse una. Questa sono triste, la porca miseria. Ma, boh, ma non va bene, non si può andare avanti così. Una notizia buona, una. Te la do. E chiudiamo in bellezza. Te ne do due. Esplosive, sì. Però andiamo sulla politica. Andiamo sulla politica. Ma di politica non gliene frega un cazzo a nessuno. Ma questa scherza, mai visto la gente in piazza? Sì. Sì. Geometri stavano misurando quante persone c'entrassero nella piazza e vabbè, non certamente come si è detto 23 al metro quadrato, è un po' difficile. E quindi intanto Berlusconi e Salvini, cioè Berlusconi si è accodato a Salvini, quindi già la cosa è importante. Ma questa, no? È la bella notizia? No, la bella notizia è che Fassina e gli altri hanno fondato, sì, Sinistra Italiana, quindi la cosa nostra dopo tante anni di chiacchiere. Ma guarda, ma siamo sempre allo stesso punto, gira e rigira, sempre le stesse cose, ma questa è la buona notizia. Ma il popolo da sinistra è disperato, non sapeva dove andare, non aveva una casa. Ma se ci stava sempre, sono sempre, cambiano solo nome, sono sempre loro, gira e rigira, sono sempre loro, si perpetuano. Ti posso fare una domanda? Ma Bersani allora, col sigaro ci va? Bersani sta nel PD, ci va Fassina e gli altri, no? Cioè, ma se il TG1, queste, per la prima, i primi 25 minuti dei 30 mi parlano di queste cose al TG, io che cosa devo pensare? Che nessuno guarda i TG! Questo devi pensare! Ciao! Me gusta mucho la par condicio, voglio un inciuccio con un muchacho o Francio Spagna. Se mangia e dopo il ballottaggio.